Gentili amici del blog di Venezia Laguna Nostra, telecamera nuovamente puntata qui in via Brunacci per la questione degli autobus che si fermano e sostano appunto qui nel bordo strada di questa via molto trafficata vicino ai centri commerciali appunto di Marghera. Come potete osservare, cari amici, sono passati alcuni mesi, abbiamo fatto le segnalazioni ovviamente di rito, ma purtroppo la problematica continua, come in questa domenica dove appunto vediamo gli autobus e non solo che si fermano e sostano all'interno della carreggiata veicolare, purtroppo con grandissima difficoltà per diciamo il transito delle automobili e dei veneziani che qui passano con i loro mezzi privati. Avevamo negli scorsi mesi indicato anche una situazione di degrado che riguardava l'abbandono di immondizia da parte degli occupanti, diciamo, di questi mezzi turistici, soprattutto in questo punto davanti a voi. Come potete osservare, tutto è stato recuperato, tutto è stato ritirato, ovviamente non c'è più nessun tipo di immondizia e la zona è stata totalmente transennata e quindi non può più essere utilizzata per questo scopo di abbandono. Ma purtroppo, amici, gli autobus continuano a fermarsi e a sostare, e soprattutto in alcuni punti molto delicati di questo rettilineo. Ad esempio, come possiamo osservare, per quel camion e non autobus, quindi siamo nella stessa tematica ma con un'altra casistica, a 5 metri da una curva, quindi con tutti gli automobilisti che arrivano, diciamo, da questa curva e che si trovano praticamente davanti ad un ostacolo che ovviamente non sarebbe possibile di sosta, non potrebbe essere presente. Questa è la situazione in questa domenica. Abbiamo potuto filmare nei giorni passati la stessa condizione per via Brunacci, quindi giriamo di nuovo il tutto alla Polizia Municipale e ad altri uffici pubblici affinché intervengano per risolvere e non per limitare questa criticità che purtroppo non è stata affrontata e ancora oggi si presenta davanti a noi dopo le pratiche di rito che abbiamo potuto svolgere. Bene amici, ci fermiamo qui, per il momento è tutto. Purtroppo via Brunacci di nuovo in questa condizione, a distanza di mesi dalla prima segnalazione che aveva così fatto il nostro amico Marco Costantini, che appunto ci indicava questa condizione qui nel quartiere di Marghera. Tello Aquilotto in Laguna per il blog di Venezia Laguna Nostra. La sosta degli autobus e anche qualcos'altro qui in via Brunacci. Venezia!